Ok, allora, io sono Simona Ciattoni del servizio informatico, responsabile del settore pianificazione e controllo e salto la parte introduttiva che avete ormai abbondantemente già sentito, quindi non focalizzo ulteriormente, e andremo a vedere a breve quello che è il front-end applicativo del modulo web per l'invio delle notifiche, che è lo strumento che consentirà al gestore di poter predisporre la notifica, allegare la documentazione prevista sempre dall'allegato 5, quali schede di sicurezza, planimetria o dichiarazione sostitutiva, stampare o salvare sul proprio PC il PDF della notifica con i dati inseriti, inviare la notifica di ISPRA a tutti i destinatari indicati nell'allegato 5 alla sezione D, consultare le notifiche che ha inoltrato e verificare lo stato di avanzamento, diciamo, della sua pratica. Questo è molto in sintesi. Allora, iniziamo dalle funzioni del front-end, dalle macro funzioni del front-end. Partiamo da un accesso al sistema e poi vedremo come operare la predisposizione della modifica e l'invio quindi della notifica. L'accesso al sistema, in realtà, per chi l'ha già sperimentato, prevede alcune fasi, non è, diciamo, immediato. Questo per ovvi motivi che poi andremo a vedere. Allora, è prevista sostanzialmente una fase di pre-registrazione al portale, necessaria ovviamente per limitare accessi indiscriminati. Una seconda fase, che è la richiesta di abilitazione all'invio delle notifiche, ovviamente necessaria per notificarsi al sistema come gestore in questo caso, e infine l'abilitazione effettiva dell'account, che è necessaria per essere identificato come gestore. Praticamente queste tre fasi porteranno poi alla fine a poter operare sul portale, solo a conclusione della terza fase. Il sistema è stato pensato mettendo il gestore al centro del servizio, quindi la figura per noi di riferimento è il gestore e la sua operatività. Pre-registrazione al portale. In alto è il link, che se volete la parte di pre-registrazione, abilitazione, sarà oggetto di presentazione, non di effettivo accesso al sistema, però se volete in fase successiva possiamo proprio simularlo, solo che richiede un po' di tempo e per ovvi motivi abbiamo cercato di farvelo vedere soltanto da un punto di vista di presentazione. Le informazioni preliminari che è necessario inserire per, diciamo, effettuare la pre-registrazione sono minimali: codice fiscale, cognome, nome, password, email del gestore. Rimarco codice fiscale perché ci siamo resi conto che c'è stato spesso diciamo così, un fraintendimento ed è stata utilizzata la partita IVA. Il sistema richiede il codice fiscale in quanto è l'identificativo univoco associato al gestore. Una volta sottomesso questo form con queste minime informazioni, quindi inviata la conferma al sistema, il sistema farà pervenire all'indirizzo email del gestore, quello inserito un attimo fa, una mail con un oggetto ben definito che è Seveso Portale Notifiche Registrazione Preliminare. In linea generale, ogni volta che verrà effettuata un'azione sul sistema, diciamo per cui si fa una notifica al sistema, chiamiamola così, un salvataggio sul sistema, verrà sicuramente inviata una mail al gestore. Questo anche in altri passaggi che vedremo dopo. All'interno della mail ci sarà il riepilogo dei dati inseriti e un link con una voce attivazione account, che è il link da utilizzare per effettuare il primo e vero proprio login al sistema. Quindi, tramite questo link si accede al portale. Ci sarà, ovviamente, questa era una foto di test, come potete vedere, nome utente e password inseriti e scelti all'inizio per accedere al portale. C'è anche il codice di sicurezza, in realtà, rispetto a questa, il CAPTCHA. Ok, effettuato il primo login, cosa trova davanti il gestore una volta entrato? Trova quello che è il suo record di registrazione, perché abbiamo eseguito solo la fase di pre-registrazione.
non è molto visibile, ma in questo record, cioè nella parte centrale dello schermo, c'è un campo che è stato dell'abilitazione in cui è evidenziato che in questo caso c'è scritto richiesta abilitazione da inviare, vuol dire che il gestore ha fatto la prima registrazione, ma non può ancora procedere all'invio delle notifiche perché deve perfezionare questa registrazione, deve notificarsi come gestore, ciò che accade nella fase 2 che adesso andremo a vedere. Infatti, per poter essere identificato come per poter essere diciamo, notificarsi come gestore e quindi essere abilitato a inviare delle notifiche, il perfezionamento della domanda prevede la compilazione di un form dove deve inserire gli ulteriori dati anagrafici richiesti. Ovviamente troverà già inseriti i primi dati che ha già utilizzato nella fase 1. Dovrà effettuare un upload dei file PDF del documento di riconoscimento, inserire alcune informazioni preliminari della società, inserire alcune informazioni preliminari sullo stabilimento e un upload del file di iscrizione alla Camera di Commercio CCA. Tutti i file inseriti vanno firmati digitalmente. Questo è anche, secondo me, un motivo di sicurezza per il gestore, perché essendo firmati digitalmente sono immodificabili. Tutti i file caricati a sistema firmati digitalmente, come ben sapete, sono immodificabili, quindi questo è, secondo me, un vincolo di sicurezza che per il gestore ha un suo motivo di essere. Inseriti tutti questi dati, diciamo, di questo form, il gestore salvando in realtà quello che si chiama submit il form, sottomette il form, quindi invia questo form al sistema e con questa sua azione, diciamo, ha completato quella fase di registrazione e si è notificato in qualità di gestore che vuole inviare la notifica per un dato stabilimento. Il sistema quindi riceve questa indicazione e invia una mail al gestore dicendo richiesta abilitazione, invio notifica effettuata. E all'interno della mail sempre il riepilogo dei dati inseriti e il gestore a questo punto dovrà attendere la successiva fase di abilitazione del suo account perché verrà nel back-end dell'applicativo il responsabile degli accessi al sistema, ISPRA o anche eventualmente anche il MAT se lo ritiene opportuno. Dare la richiesta di abilitazione abilita il gestore e il sistema automaticamente invierà la famosa mail al gestore con l'oggetto account abilitato. Da quel punto in poi il gestore può entrare al sistema, predisporre notifiche e lavorare sul sistema per l'invio della notifica. Fino a quel punto non è possibile operare, fino a che non si riceve la mail dell'account. Su questa fase posso già anticipare che ci sono state alcune problematiche. Non chiare forse nella procedura, perché molti non hanno fatto una registrazione preliminare e non hanno poi attivato il link e quindi risultano registrazioni preliminari. Ci sono state alcuni gestori che hanno chiesto spiegazioni in merito perché magari appunto non era ben chiara la procedura. Per il resto, diciamo, particolari problematiche non ci sono state al momento evidenziate, a parte quella del codice fiscale che molti gestori ha, molti, insomma, una parte di gestori ha chiamato chiedendo supporto per aver inserito una partita IVA invece di un codice fiscale e prontamente il servizio ha risposto e ha evaso, diciamo, le richieste che ci sono state. Ok, a questo punto io entrerei sul sistema per farvi vedere alcune azioni che possiamo fare, che diciamo vi butto qui adesso in maniera discorsiva e poi magari le vedremo meglio in dettaglio una volta entrati. Cosa può fare il gestore entrando in applicativo? Procedere a compilare la notifica per cui si è inserito o anche a quest'altra possibilità. Allora, siccome lo scenario previsto è che ad un gestore possono essere associati più stabilimenti, non deve fare tutta la procedura iniziale di accreditamento per un nuovo stabilimento, cioè se dovesse fare la notifica ad un altro stabilimento, ma una volta entrato nella sua pagina, nella sua home page, diciamo così, del portale, associare al suo nominativo un altro stabilimento. Quindi semplicemente invierà una richiesta dicendo devo associare anche questo stabilimento al mio nome. Questa è una delle azioni che potrà fare. Dopodiché
passerà a predisporre la notifica. La predisposizione della notifica è stata fatta seguendo puntualmente l'allegato 5 con tutte le sezioni dell'allegato 5. Quindi è stato predisposto un menu di compilazione della notifica che riporta tutte le sezioni e andando in ciascuna delle sezioni si compilerà la sezione relativa. I dati possono essere salvati in qualsiasi momento e si può interrompere questa fase di predisposizione e tornare nei giorni successivi senza paura di aver perso i dati salvati, ovviamente. E fino a quando il gestore non ritiene che sia tutto pronto e perfetto e tutta quanta inseriti i dati necessari e chiude formalmente la notifica. Cosa potrà anche fare tramite il portale? Oltre a predisporre la notifica, ben sapete che sono previsti alcuni allegati. Lì, firmati digitalmente, avrà un sistema di upload di questi file all'interno della notifica che sta predisponendo e in qualsiasi momento desidera può stamparsi la notifica, il PDF della notifica, generare un file PDF, stamparselo, salvarselo PC anche durante la fase di precompilazione, di compilazione. Ok, scusate un attimo, ci andrà, vediamo, ok, perfetto, adesso effettuo il login. Da un punto di vista operativo mi farò aiutare dalla collega Antonella Pellegrini, che è una degli artefici di questo sistema, a cui hanno contribuito, oltre alla sottoscritta, la dottoressa Maria Antonietta Ariatini e il collega Giancarlo Buttinelli, che ringrazio tutti per la collaborazione. Faccio presente che, ribadisco che lo sviluppo applicativo è partito all'indomani della pubblicazione in Gazzetta del decreto, quindi parliamo di luglio 2015, e a settembre, i primi di ottobre, era già disponibile una prima release di questo applicativo. Ne parleremo in seguito quando poi parlerò delle attività che sono succedute a questa prima release. Allora, un attimo solo. Sì. Allora. Vogliamo scambiare? Sì. Perfetto. Allora. Quindi, quando il gestore avrà ricevuto la sua mail account abilitato, entrerà nel portale, inserirà le credenziali da lui scelte e procederà a entrare nel sistema. Come vedete, il sistema in alto a sinistra ha una voce che si chiama Help Utente, dove sono inseriti ovviamente riferimenti utili al gestore o chi gestore. Io dico sempre gestore, ma potrebbe ovviamente anche non essere il gestore stesso fisicamente. Nel potente le indicazioni, gli utilizzi, gli eventuali manuali, eventuali guide che ogni volta facciamo. Pensiamo di arricchire in futuro il portale anche con una serie di FAQ e altro, insomma. Ok. Chiaramente noi, avendo un utente di test, abbiamo predisposto questo utente di test che ha già fatto una notifica, ok? Vedendo un attimo quelle che sono le funzionalità possibili per il gestore, dai menu il gestore, andando a vedere l'elenco per esempio delle notifiche attive, perché potrebbe avere più di una notifica in corso avendo più stabilimenti associati al suo nome, andrà a visionare quali sono le notifiche attive e selezionerà quella su cui intende lavorare. Se non ne avesse inserita neanche una, ovviamente non avrebbe nessun record in questa sezione. Selezionata la notifica su che intende lavorare, potrà, abbiamo detto, procedere all'inserimento dei dati per le varie sezioni. E c'è, come sapete, una prima parte della notifica, la parte iniziale della notifica, dovrà inserire obbligatoriamente il motivo per cui intende fare la notifica, quindi quello che è il dettaglio del motivo, anche ovviamente, perché sapete che c'è la possibilità di selezionare motivo e dettaglio del motivo, e le sezioni che intende andare a notificare, perché una notifica potrebbe, come vedete, sono le sezioni fino ad N,
un gestore magari ha necessità di fare una notifica soltanto appunto del cambio gestore, quindi in questo caso dovrà selezionare l'opportuna sezione che intende modificare. Questo passaggio è importante per quale motivo? Nel momento che si selezionano le sezioni che si intendono notificare, a conclusione della predisposizione, quando deciderà di inviarla, ci sarà una verifica di congruità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente compilato, per così supporto e aiuto a poter, diciamo, formalizzare una notifica la più corretta possibile, perché magari ha selezionato due sezioni, ne compila tre e il sistema farà presente, guardate, c'è una difformità tra quanto si è dichiarato all'inizio e quanto effettivamente si sta, diciamo, inviando. Ok. Un passaggio importante è che volevo sottolineare è il fatto di un passaggio mi sono dimenticata prima. Tra i dati da inserire per lo stabilimento, fondamentale è la PEC dello stabilimento. Mentre in fase di registrazione è importante la mail del gestore e non la PEC del gestore, nella seconda fase della registrazione, tra i dati dello stabilimento è importante la PEC, perché sulla PEC dello stabilimento verranno inviate tutte quelle PEC formali di scambio con il sistema. Alla fine, sulla PEC dello stabilimento, si riceverà anche la notifica che è stata inviata ad ISPRA. Quindi nel momento in cui il gestore, ad esempio, intende procedere alla compilazione, andrà in questa prima testata anche ad inserire, ad esempio, potrà caricare io non ci leggo da qui, comunque non fa niente, il pagamento che ha effettuato. Come termine di file, ovviamente, e dovrà ovviamente selezionare se questa è la notifica che è in compilazione oppure no. Brevemente, questa è la prima parte. Dopodiché, procederà come vedete, a quella che ha scelto come notifica da compilare, a predisporre le varie sezioni. Salterei, se siete d'accordo, le prime, oppure le visualizzo velocemente, come meglio richiede l'Assemblea, ditemi voi, per me non è un problema, perché volevo focalizzarmi subito sulle sostanze. Procedo, sostanze quindi. Ok, scusami, non so. Allora. Per le sostanze, ovviamente, comincerà scegliendo le sostanze in base all'allegato di riferimento, se è allegato 1, parte 1 o parte 2. Allora. Un attimo solo. Ok, perfetto. Allora, quindi selezionerà per esempio la categoria. H1, ad esempio, per la sostanza, e quindi selezionerà poi la sostanza di dettaglio che compone questa categoria. Ok, prendine una qualsiasi, tanto non. Ovviamente il sistema propone per le sostanze, poiché dietro c'è una banca dati di sostanze, anche il CAS di riferimento. Qualora la sostanza non fosse presente, è comunque data la possibilità di inserirla, non è un vincolo restrittivo, c'è una voce altro, per cui uno può indicare altro perché non è presente in questa banca dati, La banca CSC. e considerate che questa banca dati prende l'elenco delle sostanze dalla banca dati CSC. Quindi può inserire A, quindi è abbastanza corposa, ce ne sono molte di sostanze come ben sapete, però qualcuna, sì? Proviamo. Il microfono. Un rifiuto. Allora, nel caso in cui lei non abbia una sostanza ma un rifiuto, è questo, ho capito bene? Ok.
collega. E questa è la domanda, ovviamente, se il rifiuto... Vabbè, prego. Il discorso rifiuti è stato posto all'attenzione del tavolo di coordinamento ed è oggetto di ampia discussione, soprattutto anche nell'ultima riunione, e conseguentemente... al momento diciamo degli elementi precisi da poterle fornire ancora non possiamo. E chiaramente dal momento che l'inserimento delle sostanze e le dichiarazioni sono responsabilità del gestore, è il gestore che individua al momento quella che è la categoria di appartenenza del rifiuto sulla base di quelle che sono le varie trasposizioni. C'è da dire che molti gestori hanno già provveduto a fare queste trasposizioni, quindi le hanno inserite all'interno delle notifiche, altri gestori ci hanno chiesto informazioni, però come dicevo poc'anzi, il discorso rifiuti è all'attenzione delle autorità, del tavolo di coordinamento e presto diciamo, verranno date delle indicazioni in merito. Provo a riportare per capire se abbiamo sentito, mi spiace. Dunque, si sta lavorando a una tabella di transcodifica disponibile dall'INAIL? Ho detto male. Questo funziona. Ah, con l'INAIL state ok. Non c'è un microfono perché non... Oppure la facciamo venire qua. Scusa, buongiorno. Posso intervenire? Sì. Questa stessa tabella di trasposizione a cui lei si riferisce è stata posta all'attenzione del tavolo di coordinamento, come diceva il collega Sforri, e quindi è in fase di analisi, discussione, valutazione, verranno date indicazioni qualora necessarie in merito. Quindi attualmente non esiste nessuna indicazione. Risposto io perché chiedo scusa, sono Annalisa Pierone dell'INAIL, partecipo al coordinamento, conosco la collega che lavora con voi, ci ha posto questa tabella anche alla nostra attenzione, insomma siamo a conoscenza della cosa. Però, non si dice un altro se non ok. Posso? Il problema è solo se uno si deve notificare o non notificare, perché se si notifica mette la categoria che ritiene o non lo mette, poi dopo sarà oggetto di modifica. C'è un altro problema che ovviamente il rifiuto non c'è la sigla di sicurezza. Qui ovviamente anche è obbligatorio l'inserimento della sfida di sicurezza e poi bisogna fare qualche escamotage di foglio vuoto, ecco, sarebbe utile anche questa cosa poi prevederla. Comunque ovviamente la categoria la mette il gestore. Certo. Per quanto riguarda diciamo, l'operatività, non appena verranno date indicazioni, non c'è problema, nel senso perché qualora il gestore ritenesse opportuno di voler inserire il rifiuto, non trovo ovviamente nell'elenco delle sostanze quello di interesse, non riesce a trovarlo, può indicare la voce altro, inserire questa sostanza e per quanto riguarda la scheda di sicurezza, diciamo, inserirà un file che non è la scheda di sicurezza, però ha la possibilità di inserire un file indicando appunto il rifiuto. Il sistema comunque non è bloccante da questo punto di vista. Si può procedere comunque, anche perché il sistema è lo strumento per predisporre la notifica, ma comunque la fase finale della notifica sarà a onere di ISPRA la, diciamo così, verifica di conformità, se vogliamo, a quello che l'ha allegato e quindi ci può essere un passaggio di colloquio successivo per definire questa diciamo, difformità per il fatto che è un rifiuto. Sì, volevo solo aggiungere a proposito che le notifiche che poi chiaramente vengono inserite al sistema, come diceva la collega Ciattoni, non è che vengono poi messe lì dentro e gestite automaticamente dal sistema, c'è tutta una fase di validazione che terrà conto anche di questi aspetti, quindi comunque non c'è un'analisi fredda di queste informazioni, ma ogni notifica viene trattata
in maniera, diciamo, autonoma, viene analizzata e se si verificano come si chiama, situazioni di questo tipo se ne tiene conto e, come già è accaduto, il sistema è stato predisposto, come vi illustrerà la collega, per respingere, rifiutare, tra virgolette, le notifiche che non sono conformi, oppure per accettarle, ma qualora si verifichi una condizione per cui il gestore in questo caso non ha la responsabilità di determinate informazioni che sono state inserite a causa della rigidità del sistema, chiaramente poi noi ce ne facciamo carico con le autorità destinatarie della notifica con l'invio delle informazioni corrette oppure comunque una migliore definizione di quelle che sono state le informazioni inserite. Noi il sistema l'abbiamo creato, chiaramente non è rigido perché è bypassabile, uno volendo potrebbe inserire qualsiasi tipo di informazione PDF al posto della scheda di sicurezza, ma l'abbiamo creato rigido per non ritornare nella situazione in cui ci eravamo trovati un anno fa, in cui avevamo delle notifiche dove l'informazione della notifica si perdeva in un marasma di note che poi alla fine non rendevano più fruibile la notifica stessa. Quindi in questo caso noi abbiamo cercato di tenerlo abbastanza rigido in modo da ottenere un'informazione standardizzata, fermo restando che comunque ogni notifica viene controllata, validata con le risposte del caso. Grazie. Ok, quindi dicevamo appunto questa è la scheda per l'inserimento delle sostanze, vi abbiamo fatto brevemente vedere alcuni campi. Si dovrà inserire ovviamente lo stato fisico, le altre informazioni, necessariamente la quantità massima ovviamente e salvare queste informazioni dopo aver opportunamente diciamo dettagliato il famoso quadro 1, cioè la scelta, diciamo, della composizione, le frasi di rischio con i check da poter porre e andando a selezionare le categorie di pericolo su cui cade questa sostanza, diciamo così, su cui interviene con la descrizione, diciamo oltre che del gruppo H, questa sostanza è anche, diciamo, per la categoria di pericolo E, quindi vabbè, chiaramente non entro nel dettaglio proprio operativo stretto. Le schede di sicurezza, questo è il pannello attraverso cui una volta inserite le sostanze potrà andare a caricare le schede di sicurezza, qui per dire dove è possibile caricare anche un file che non sia proprio la scheda di sicurezza per quanto riguarda il rifiuto, vabbè, sceglierà il file necessario, no, vabbè, lascia stare, non è, okay, sì, metti il decreto uguale, ok, qui inserirà la data di aggiornamento della scheda di sicurezza ovviamente e aggiungerà questa informazione al sistema. Questa, diciamo, è la sezione B. Ovviamente se avesse scelto una sostanza appartenente all'allegato 1 parte 2 avrebbe inserito anche in questo caso una sostanza di dettaglio. E anche qui, se non avesse la sostanza di dettaglio, potrebbe inserire la voce altro. Sì, cioè, aspetta. La faccia, non si tratta di un inventario, ma si tratta di una ridistribuzione secondo le categorie delle sostanze presenti. Cioè la somma delle quantità presenti non darà mai il quantitativo di sostanze pericolose presenti in uno stabilimento, ma un valore leggermente superiore perché ogni sostanza è riportata tanto oltre quante No. Questo no, il quantitativo è sempre quello, non sarà superiore. Se una sostanza è contaminante altamente stabile,
è utilizzata nel calcolo, è utilizzata nel calcolo, ma non aumenta il quantitativo. Cioè è inserito. Allora, scusate, allora, se il gestore inserisce una sostanza che appartiene a più categorie, nel quadro 1 viene visualizzata soltanto la prima categoria, come si dice, dove il gestore ha inserito tale sostanza, ma nel calcolo viene tenuto conto anche delle altre categorie che ha dichiarato, perché poi se le ritrova nella verifica, nelle tabelle relative alla verifica di assoggettabilità. Il motivo per cui non viene riportata in tutte le categorie è poi perché ci sarebbe praticamente una ripetizione e, diciamo, allo stato attuale dell'implementazione questo controllo non è stato fatto, perché chiaramente ci ritrovavamo con questa stessa sostanza che poi veniva riportata visualmente sul quadro 1 e quindi poi veniva calcolata due volte nella verifica di assoggettabilità, mentre invece viene visualizzata solamente nella, diciamo, nella prima categoria dove viene inserita, ma automaticamente però viene considerata nella verifica di assoggettabilità per le altre categorie che il gestore dichiara, ed è questo è facilmente visibile dal controllo delle tabelle riepilogative che il sistema riporta. Ci sono stati chiaramente dei problemi nelle prime notifiche che sono state inviate a causa di una diciamo imprecisa compilazione, come si chiama, autocompilazione da parte del sistema del PDF, però vi informo che queste prime notifiche che sono state inviate dal sistema sono state immediatamente intercettate e anche se sono arrivate ai destinatari è stata subito inviata da parte dell'ISPRA manualmente un'errata corrige nella quale si informava delle cause non imputabili al gestore e quindi sono state sostituite le PEC con le notifiche compilate correttamente manualmente dai nostri sistemisti. Comunque al momento come si dice, il problema, il bug se lo vogliamo chiamare, ma neanche questo è un bug perché riguarda solo la compilazione del PDF, è stato risolto, quindi tutte le notifiche che sono state inviate dopo il 13 maggio sono notifiche che vengono compilate diciamo dal sistema in maniera corretta. Ecco, volevo aggiungere questa informazione. Alla fine. Siccome è prevista una sessione di domande, se penso che sia più opportuno forse farle dopo, come ok. Quindi stavamo dicendo, se volessi inserire una sostanza dell'allegato 1 parte 2, anche in questo caso andrei a selezionare appunto la scheda dei dati generali, metterei la sostanza di dettaglio, lo stato fisico, quantità massima okay, perfetto. Per esempio scelgo la sostanza nitrato d'ammonio, automaticamente essendo codificata alcuni campi saranno già disponibili, inserirò la quantità massima, il CAS qualora non fosse disponibile lo posso indicare, l'eventuale CAS della sostanza e anche qui andrei poi a inserire le schede di sicurezza nella opportuna sezione delle schede di sicurezza praticamente e le farei sostanzialmente quanto fatto già per la parte precedente che abbiamo visto. Questo per quanto riguarda le sostanze, che ovviamente sono uno dei nodi cruciali di questo di questo modulo. Ok, posso aggiungere una cosa, tra l'altro man mano che si inseriscono le sostanze il gestore può vedere in ogni momento la soggettabilità, perché il riepilogo delle tabelle viene fatto in qualsiasi momento, quindi in pratica man mano che inserisce le sostanze riesce a vedere sulla base dei quantitativi la tipologia di sostanze quando passa da magari da una categoria da soglia inferiore a soglia superiore o viceversa, oppure esce fuori o entra nella senso. Ok, questa è la schermata, diciamo, di riepilogo delle sostanze inserite nella notifica, l'azione che abbiamo fatto poco fa, troviamo questa tabella, ovviamente ce n'erano alcune già precedentemente inserite, direttamente da questa schermata, attraverso questi link che vedete qui, è possibile verificare la situazione
per quanto riguarda l'allegato, le tabelle praticamente 1.1, 2.1 dell'allegato. Questa è la, diciamo, la prima per quanto riguarda l'altro link, ovviamente. Scusate un attimo. Che mi tanto. In pratica si vede il contributo, si vede il contributo delle sostanze inserite nel quadro 1, quindi diciamo allegato 1 parte 1, e il contributo dovuto alle sostanze specificate inserite nella parte 2. E quindi ogni tabella riferisce del proprio contributo e conseguentemente poi alla fine c'è il riepilogo totale che consente poi di sapere se si è assoggettabile o meno oppure se si è in soglia inferiore o soglia superiore. Ok, questo è il quadro 3 praticamente e questo è il risultato. Qualsiasi modifica noi andiamo a fare sulle sostanze la troveremo in tempo reale in questa schermata con l'indicazione dell'esito della verifica di assoggettabilità. Oltre che da quei link ovviamente è possibile dove sta la... non la vedo, vedo per le sezioni le notifiche, beh, sono notificative, sezioni complesse. Eccola qua, perfetto, ok. Allora, una volta visualizzato, diciamo, il risultato della assoggettabilità, è possibile, per esempio, faccio vedere un'altra sezione dell'allegato perché è importante dopo nella fase di chiusura della notifica. Scusa un attimo. Volevo dire, quei link che avete visto ovviamente sono anche voci di menu che trovate, quindi se non dovete necessariamente andare a lavorare dalla tabella delle sostanze. Eccola qua, questa. Allora, la sezione D dell'allegato 1, mi vai per favore, ha varie, diciamo, varie sottosezioni. Una importante è l'elenco degli enti, diciamo, a cui il gestore dichiara di inviare la notifica. Questo passaggio è importante perché nel momento in cui il gestore inserirà una serie di enti qui, inserirà anche i riferimenti di questi enti. Importante e fondamentale è la PEC perché in fase di invio finale della notifica il gestore non avrà più l'onere come prima di dover poi procedere lui materialmente ad inviare la notifica all'elenco di questi enti, ma sarà automaticamente il sistema che procederà all'invio ai destinatari presenti in questo elenco. Quindi questo elenco diventa importante per un corretto invio agli enti, diciamo, interessati. Ok. Per la parte, diciamo, di predisposizione della notifica, torniamo un attimo alla presentazione. Diciamo, queste sono le due sezioni, se volete, più di interesse. Le altre, poi se volete in fase di chiarimenti e approfondimenti ne possiamo vedere quelle che volete. Direi di andare a, una volta che lui ha terminato, che il gestore ha terminato, che cosa è possibile fare e che cosa deve fare invece. Allora, nel momento in cui ritiene di dover chiudere la notifica e procedere con l'invio, la prima azione che si chiede al gestore di fare è quella di stampare il PDF della notifica, che verrà prodotto proprio secondo lo schema dell'allegato, firmare digitalmente questo PDF e reinserirlo a sistema, perché quella è la notifica che sarà poi l'allegato della PEC che verrà inviata. Il passo da fare necessariamente è, per avere abilitate le funzioni di invio notifica, è il controllo della notifica. Il controllo della notifica farà una serie di check di congruità della notifica, ad esempio quello che dicevo prima, verificherà se le sezioni compilate all'inizio della notifica sono poi effettivamente le sezioni che sono compilate nella notifica che si sta inviando. Eventuali incongruenze saranno segnalate dall'applicativo e quindi dovranno essere sanate, altrimenti non è possibile procedere all'invio.
Quando il risultato del controllo della notifica è passato con esito negativo, cioè non ci sono indicazioni di errori o di mancanza di informazioni, sarà abilitato l'invio della notifica e la notifica è pronta per l'invio effettivamente, cioè parte a quel punto. Che cosa succede? La funzione invio notifica, che sarà il pulsante attivo per l'invio, nel momento in cui sarà premuto quel pulsante, il sistema creerà un file zip che contiene la notifica firmata digitalmente, tutti gli allegati da allegare alla notifica, sarà salvata tutta questa cartella zippata sul server ISPRA, quindi poi il sistema procederà a uno spacchettamento di questo file in n file, perché l'invio tramite PEC ha un limite, la dimensione in termini di byte delle PEC. Sapete che c'è un limite di circa 50 mega per l'invio. Quindi verranno creati a questo punto n pacchetti opportunamente dimensionati, su ciascun pacchetto automaticamente verrà posto un numero di protocollo preso tramite web services dal sistema di protocollo dell'ISPRA e verrà quindi inoltrate n PEC ciascuno per pacchetto ad ognuno dei destinatari indicati dell'allegato D, incluso il gestore. Ok? Tutto questo in maniera automatica. La mancata consegna di queste PEC ovviamente sarà notificata, essendo inviata dalla casella PEC del protocollo ISPRA, sarà notificata ad ISPRA l'eventuale mancata consegna delle PEC. Ok. Farlo vedere? Beh, se vogliamo far vedere, ma magari lo facciamo dopo, vediamo un po'. Per quanto riguarda lo sviluppo applicativo, come vi avevo anticipato, è partito a luglio 2015, solo considerate le persone che ci hanno lavorato, le quattro persone che ho indicato prima, dopo essere stato pubblicato in Gazzetta, e ad ottobre era disponibile la prima release. Che cosa è stata fatta di questa prima release? È stata data in sperimentazione ad un gruppo di gestori su base volontaria, che hanno fatto il primo test a questo applicativo. La sperimentazione si è conclusa a febbraio 2016, sono state raccolte le osservazioni e ovviamente anche quanto emerso nelle successive fasi di analisi, implementata la seconda release, che è quella che attualmente trovate in produzione e in utilizzo. Quando? A partire dal 15 aprile. Conclusioni, i dati che porto qui sono riferiti a venerdì scorso, quindi non sono ad oggi ovviamente, e abbiamo circa 200 gestori registrati o in fase di prima registrazione, i dati sono all'incirca quelli che ovviamente ha presentato il collega Storri prima, 90 notifiche in inserimento, 20 notifiche concluse e inviate da gestori che devono essere, diciamo così, valutate e una sola notifica rifiutata. Sul rifiuto della notifica, rifiutata due volte tra l'altro, per quanto riguarda il rifiuto della notifica vorrei anche dare questo tipo di segnale. Il gestore, come avete visto prima, ha nel suo pannello, diciamo il cruscotto di lavoro, visionare lo stato delle pratiche, quindi lì nello stato è indicato lo stato della notifica. Qualora si ritenesse che la notifica inviata ha un vizio formale o ha necessità di integrazioni, oppure diciamo non è del tutto completa perché magari è stato per sbaglio non necessariamente caricato un file che non era effettivamente quello richiesto, è possibile dal back-end applicativo che non vi ho mostrato qui poter riproporre al gestore, diciamo, la notifica e il gestore può scegliere cosa fare, se presentarne una nuova o diciamo utilizzare i dati di quella che ha già inserito e fare le modifiche opportune. L'avere a disposizione un'ultima notifica sia anche quando il gestore dovrà inserire una seconda notifica per quello stabilimento, perché questo
sarà lo stesso strumento. Cosa accade? Qual è lo scenario? Lo scenario in quel caso è il più favorevole per il gestore, perché il gestore potrà recuperare tutti i dati dell'ultima notifica inviata senza dover, e copiarli, senza doverli ridigitare nuovamente, e andare a modificare solo quello che necessita di modifiche per questo invio di seconda notifica. Quindi il primo lavoro sarà sicuramente oneroso, l'inserimento della prima notifica a sistema, ma dalla seconda in poi ovviamente ci sarà un vantaggio in termini di inserimento. Diciamo che per quanto riguarda il modulo web dell'invio notifiche ho concluso, adesso lascerò la parola alla collega Antonella Pellegrini per quanto riguarda, diciamo, la consultazione dei dati a sistema. Grazie.